è soprannominata la città dei due mari, divisa in due da un ponte girevole che offre una vista mozzafiato. Taranto è considerata una delle città simbolo della Puglia. Fondata nel 706 a.C. dagli Spartani, la città è stata per decenni uno dei più fiorenti centri della Magna Grecia. Taranto si affaccia sul Golfo Ionico e offre tante alternative ai turisti che la scelgono, dal Museo Archeologico Martà al Castello Aragonese, passando per il lungomare con gli storici palazzi del Ventennio. Nel mezzo c'è una zona dedicata allo shopping, con ampie aree pedonali riservate a chi vuole girare il centro cittadino lontano dal caos delle automobili. Una città a volte sottovalutata, ma che è in grado di far innamorare chi ha voglia di visitarla. Il Circolo Tennis Taranto, storico centro fondato nel 1956 e casa adottiva della campionessa Roberta Vinci, ha ospitato la penultima tappa pugliese del Tennis Trophy Fit Kinder più Sport. Il circuito promozionale coinvolge giovani tennisti di età compresa tra i 9 e i 16 anni. I vincitori e finalisti di ognuna delle 125 tappe disputate nei circoli di tutta Italia ottengono la qualificazione al Master Finale in programma a Roma dal 20 al 29 agosto. Il circuito rappresenta una grande opportunità per i ragazzi che praticano questo sport, ovvero quella di sfidare coetanei provenienti da ogni parte dello stivale sui campi della capitale. Sì, certamente siamo stati molto entusiasti di riorganizzare per il quarto, il quinto anno questa manifestazione che ha avuto un ottimo successo. Ci sono circa 100 iscritti, ragazzini dagli under 9 agli under 16, stanno disputando dei match molto, molto belli, è piacevole, il circolo è vivo e adesso stiamo guardando delle semifinali e le finali e quindi molto, molto piacevole, ecco. Gioia, felicità, rabbia e delusione sono questi i sentimenti che appaiono sui volti stanchi dei finalisti del Tennis Trophy Fit Kinder più Sport al Circolo Tennis Taranto. Anche chi è uscito sconfitto dalla battaglia in campo può comunque ritenersi soddisfatto. La partecipazione al torneo rappresenta un tassello importante per la crescita mentale dei giovani che praticano questo fantastico sport. È stato un match molto difficile perché con questo avversario ci avevo perso in passato. Era un avversario molto regolare che non sbagliava quasi mai e alla fine sono riuscito a tenergli testa. Sì, è stata una bella partita, molto impegnativa anche perché anche il punteggio lo dice, 7-6, 6-4. La mia avversaria comunque è stata bravissima e sono molto contenta di come è andata la partita. Sono molto felice, andava anche meglio se vincevo, però mi sono divertito. È andato benissimo, ho avuto un po' di difficoltà sulla battuta, come sempre, è andato molto bene. Sì, è stata una bella partita, anche se non ho giocato al massimo delle mie possibilità, ho perso 6-3-6-1, comunque ho fatto troppi errori, però lui è stato molto bravo dal punto di vista comunque in attacco, giocando delle belle palle. Il mio avversario è un avversario molto difficile da battere, non l'avevo mai incontrato prima. Ho giocato bene usando le mie carte e sono riuscito a portare la coppa a casa. I ragazzi si sono affrontati senza esclusioni di colpi, restando però molto corretti in campo. Il valore principale del circuito Tennis Trophy Fit Kinder più Sport è proprio quello del fair play. L'arbitraggio dei match è avvenuto in maniera autonoma. I ragazzi hanno preso insieme le decisioni sulle palle dubbie senza l'aiuto del giudice arbitro. Sì, certamente sì. Avere in questo periodo 100 ragazzi iscritti è una bella soddisfazione per il circolo e per noi, per tutti gli addetti ai lavori. Ragazzi abbastanza corretti, anche se chiaramente il caldo si fa sentire e qualcuno magari ne soffre più di tanto. Tant'è vero che mi permetto di suggerire, se fosse possibile, a rivedere almeno la formula di fare un long tiebreak a 10 anziché il terzo set. Chiaramente capisco che loro valuteranno tutti i pro e i contro della cosa, però potrebbe aiutare, specialmente nei tornei che si giocano tra luglio ed agosto, dove veramente stare in campo è molto dura. Vincere è sicuramente l'obiettivo finale di ogni attività sportiva. A volte però le sconfitte insegnano molto più dei successi.
Rendere onore all'avversario e accettare i propri limiti sono comportamenti che aiutano un giovane tennista a crescere. Nonostante la delusione per il mancato successo, tutti i finalisti della tappa tarantina del circuito Tennis Trophy Fit Kinder più Sport hanno applaudito i vincitori, rappresentando al meglio lo spirito della competizione. Secondo me è alla base del tennis e di tutti gli sport la correttezza in campo, e quindi cerco di averlo sempre come mio primo obiettivo. Sì, siamo state corrette, ogni palla chiamata fuori era veramente fuori. Sì, la partita è stata corretta, una volta lui è caduto, ma gli ho chiesto se andava tutto bene, tutto ok. Qualche volta ci sono state delle palle dubbie. Però? Sì, abbiamo deciso di ripetere il punto. Sì, certo, c'è stata correttezza, ci sono stati problemi su, penso, nessuna palla. Devo dire, è corretto sia io che lui. Io per me, secondo me, sono stata abbastanza corretta. Lei, non so se l'ha notato, perché comunque abbiamo discusso parecchie palline, però io, diciamo, chiamavo quello che vedevo, quindi per me sono stata corretta. E anche lei è stata abbastanza corretta, nel senso che non mi ha mai chiamato palle fuori che erano dentro, quindi è stata una bella partita. Sì, c'è stata correttezza, è stato molto corretto, lo conosco, abbiamo fatto molti match, lui è molto corretto, è sempre stato corretto. Sì, abbastanza. L'avversaria è stata molto corretta anche nel chiamare le palle fuori. Sì, c'era molto fair play in campo, nessuna palla è stata dubbia o mal chiamata, ci siamo regolati bene la partita. Sì, è stata un'avversaria molto corretta come sempre, perché ci eravamo già scontrate ed è stata molto corretta. Tante le coppe messe in palio dagli organizzatori, anche se il trofeo più ambito è soltanto uno, il premio Fair Play. Difficile decidere a chi assegnarlo, vista l'eccellente condotta in campo di tutti i partecipanti. È stato il piccolo Tommaso Rossano, categoria under 12 maschile, ad aggiudicarsi il riconoscimento. Durante una partita, il piccolo ha deciso di concedere il punto all'avversario su una palla dubbia. Il grande gesto di correttezza ha convinto così gli organizzatori della tappa tarantina. Perché hanno scelto proprio te per questo premio? Perché io cerco di essere corretto in campo e di rispettare l'avversario. C'è stato un episodio che magari ha convinto gli organizzatori a darti questo premio? Sì, chiamare una palla buona anche se era doppia. Crescere all'insegna del fair play e della correttezza in campo. È questo lo spirito che anima il circuito Tennis Trophy Fit Kinder più Sport. Il Tennis Trophy Fit Kinder più Sport, disputato sui campi del CT Taranto, è stato accolto favorevolmente anche dall'amministrazione comunale. Questa competizione rappresenta una vera e propria vetrina per la città. Un bellissimo evento per la città, circa 100 atleti, è un modo per far conoscere le nostre bellezze. Devo dire che le finali sono state di grande livello e siamo felici che il Circolo Tennis Taranto abbia organizzato questa manifestazione. Taranto punta sempre più sullo sport. La città ha presentato la propria candidatura per ospitare i Giochi del Mediterraneo 2025. E ci giochiamo questa grande chance dei Giochi del Mediterraneo 2025, perché per noi è una grandissima possibilità. Il 24 agosto saremo in Grecia per la decisione finale. Siamo fiduciosi, motivati, sempre con lo spirito sportivo, ma decisi a far crescere questa città anche dal punto di vista dello sport, perché questa città è una gran bella città, offre tantissimo dal punto di vista del clima, del mare, l'enogastronomia, la cultura, quindi è una città completa che vogliamo far conoscere nel mondo, in tutta Italia e nel mondo. L'attività sportiva è al centro degli obiettivi dell'amministrazione comunale. Anche il circolo tennis però offre ai soci la possibilità di praticare numerose attività. Adesso ci saranno dei tornei, vista la stagione estiva, di beach tennis, di paddle, quindi i ragazzi dell'agonistica continuano ad allenarsi nonostante il caldo, quindi insomma siamo in piena attività pur essendo il periodo estivo, quindi è tutto molto, molto piacevole. Vincere o perdere non fa differenza.
i ragazzi che partecipano al circuito Kinder individuano nel tennis un veicolo di formazione non solo sportivo. Praticare questo sport vuol dire innanzitutto crescere attraverso sani valori. Gioco da una decina d'anni, diciamo da quando avevo 5-6 anni, perché principalmente perché vedevo mio padre e altri miei amici giocare e mi è piaciuto sin da subito e da lì ho continuato, è diventata la mia passione. Ho scelto il tennis perché mio padre, diciamo, mi ha indirizzato verso quello sport. Ho iniziato, ho fatto qualche giorno di prova e poi dopodiché mi sono appassionata e poi ho continuato fino a questo momento. Gioco a tennis dall'età di 12 anni, ho iniziato a giocare a tennis perché nel centro sportivo dove praticavo nuoto vedevo questo campo da tennis e mi piaceva molto l'idea di andare lì e alla fine sono andato a giocare. Perché hai iniziato a giocare a tennis? Cosa ti piace di questo sport? Che si usa la testa e poi perché papà ha iniziato a giocare. Dopo le fatiche in campo, per i ragazzi è finalmente arrivato il momento della premiazione. Grande entusiasmo e tanti applausi per la consueta consegna delle coppe. Un'esperienza da ricordare per tutti, dai genitori ai giovani campioni.